Conversazioni sullo scrivere di Giuseppe Pontigia. A cura di Nicky Stecchi. Realizzazione di Roberto Borghi. In studio Giuseppe Pontigia. Buonasera, ieri parlavamo dell'incipit, dell'inizio, che ha un'importanza centrale sia nel romanzo, nel racconto, sia nell'articolo, nel saggio. È un esempio che si potrebbe fare, cioè di una sorta di duplice inizio, anche se questo può essere interpretato come un'illazione, interpretazione anche discutibile, ma a me sembra che abbia un fondamento. È quello dei Promessi Sposi, che comincia con una scenografia grandiosa, mobile, in cui però non compare il personaggio. E questo, secondo me, sottrae un po' di quell'emozione potente che invece noi possiamo avvertire quando si delinea la figura di Don Abbondio. Due pagine più avanti. Proviamo a leggere l'attacco famoso che gli studenti hanno sempre avuto una certa difficoltà a considerare veramente persuasivo. Le mie esperienze sia di studente sia di insegnante convergono in questo senso, che l'inizio in fondo così lodato e così anche ricco di sapienza letteraria non è in realtà irresistibile allo stesso modo della scena in cui compare Don Abbondio. Proviamo a compararle. Quel ramo del lago di Como che volge a mezzogiorno tra due catene non interrotte di monti, tutto a seni e a golfi, a seconda dello sporgere e del rientrare di quelli, viene quasi a un tratto a restringersi e a prender corso e figura di fiume tra un promontorio a destra e un'ampia costiera dall'altra parte. E il ponte che ivi congiunge le due rive par che renda ancor più sensibile all'occhio questa trasformazione e segni il punto in cui il lago cessa e l'Adda ricomincia per pigliar poi i nomi di lago dove le rive, allontanandosi di nuovo, lasciano l'acqua distendersi e rallentarsi in nuovi golfi e in nuovi seni. Certamente è un attacco, è un largo così maestoso, magistrale, per il quale Manzoni tra l'altro si è ispirato a un passo di Danilo Bartoli, come ho avuto occasione di dimostrare in anni recenti un nostro scrittore importante, Bonavieri, che ha stabilito queste analogie non casuali, anzi direi decisive tra un passo e l'altro, ma questo però senza togliere niente all'invenzione di Manzone, che ha ripreso direi certe modalità stilistiche, certe forme espressive, certe immagini. Però direi che il protagonista di queste prime immagini è l'acqua, è l'acqua che si distende prima nel ramo del lago di Como, poi si resta quando le rive si stringono, prende corso e figura di fiume, e poi segna il punto in cui il lago cessa e ricomincia per pigliare poi di nuovo il nome di lago. Certamente è un paesaggio non statico, mobile, e questo già segna un elemento a favore della tensione narrativa del testo, però non c'è l'uomo, è un paesaggio in cui gli uomini sono assenti, è un paesaggio direi geografico se non geologico. Gli uomini compaiono dopo e sono gli uomini che subiscono poi le vessazioni della dominazione spagnola, eccetera, ma nelle prime battute direi che c'è solamente questo paesaggio. A ripensarci non c'è da stupirsi che gli studenti non abbiano questa adesione così intensa come a volte vorrebbero ottenere i loro insegnanti per l'attacco, perché in effetti questa scenografia così condotta, diciamo, con mano magistrale, con una orchestrazione dei periodi sapiente,
misurata, calibrata, manca di qualche cosa, intendiamoci, no? Questo non per dire che il pezzo non abbia una sua tensione stilistica, espressiva, di rilievo, ma il vero attacco dei Promessi Sposi dal punto di vista espressivo, dal punto di vista tematico, secondo me, è differito. A proposito dell'entusiasmo che gli studenti sono invitati in genere a provare, ecco, per questo attacco, direi che la mia esperienza, sia di studente, sia di insegnante, sia anche di lettore editoriale, è che è difficile comunicare l'entusiasmo e in generale sia la stroncatura sia l'elogio iperbolico non riescono persuasivi. Perché in effetti si avverte qualche cosa di eccessivo, di non autentico, di forzato, e ci si difende, diciamo, sia dalla liquidazione sommaria, sia dall'elogio senza limiti, dall'elogio euforico. Tanto che, per esempio, posso dire, questo ha un suo senso anche retorico, se si vuole essere persuasivi nell'elogiare un libro, anche dal punto di vista editoriale, è bene non abbandonarsi all'entusiasmo, non mettere in luce con lucidità i punti di forza e dei punti di debolezza. Naturalmente in un giudizio che vuole essere di sostegno prevarranno i punti di forza, ecco, ma non bisogna neanche nascondersi le parti che sono meno funzionali, meno efficaci. Direi che la persuasività è ottenuta in genere attraverso un rapporto obiettivo, non euforico, non sovraccitato col testo. Quando c'è, e questo avviene naturalmente anche quando si pronuncia una sentenza capitale, quando si liquida brutalmente un testo con una stroncatura, non sono mai efficaci, né l'uno né l'altro. Vediamo qual è l'attacco veramente straordinario dei Promessi Sposi. Qui due pagine per descrivere sempre la mobilità di questo paesaggio, la sua stratificazione anche storica. C'è un occhio del narratore che travalica non solamente lo spazio ma il tempo. Poi però si arriva al punto, direi, cruciale, al vero inizio. Per una di queste stradicciole tornava bel bello dalla passeggiata verso casa, sulla sera del giorno 7 novembre dell'anno 1628, Don Abbondio, curato d'una delle terre accennate di sopra. Il nome di questa né il casato del personaggio non si trovano nel manoscritto, né a questo luogo né altrove. Diceva tranquillamente il suo ufficio e talvolta tra un salmo e l'altro chiudeva il breviario, tenendovi dentro per segno l'indice della mano destra. E messa poi questa nell'altra, dietro la schiena, proseguiva il suo cammino, guardando a terra e buttando con un piede verso il muro i ciottoli che facevano inciampo nel sentiero. Poi alzava il viso e, girati oziosamente gli occhi all'intorno, rifissava la parte d'un monte dove la luce del sole già scomparso, scappando per i fessi del monte opposto, si dipingeva qua e là sui massi sporgenti come a larghi e uguali pezzi di porpora. Vedete che qui la presenza del personaggio, dell'uomo, anima di una vitalità improvvisa e indimenticabile la scena. Cosa c'è anche di efficace narrativamente? Innanzitutto questo paesaggio idilliaco, una di queste stradicciole tornava bel bello dalla passeggiata verso casa sulla sera del giorno 7 novembre dell'anno 1628, Don Abbondio, curato d'una delle terre. Qui abbiamo le coordinate, prima di spazio, per una di queste stradicciole tornava bel bello, poi il tempo. Sulla sera del giorno 7 novembre dell'anno 1628. È un attacco che rimane classico, è uno degli attacchi più ricorrenti, diciamo, se volessimo fare le statistiche, nella narrativa dell'Ottocento: coordinate di tempo, spazio, apparizione del personaggio e azione compiuta a questo personaggio. L'azione compiuta a questo personaggio, Don Abbondio, curato, è un'azione di totale disimpegno, di totale distacco. Diceva tranquillamente l'ufficio, talvolta tra un salmo e l'altro chiudeva il breviario, colpiva i ciottoli scagliandoli verso il muro. È l'unica azione aggressiva di cui è veramente capace Don Abbondio, tranne che poi esercita una sorta di aggressività difensiva verso i suoi Renzo e Lucia, ecco. Però il suo temperamento,
così pavido e amante della tranquillità, ecco, e di una pace pagata a qualsiasi prezzo, ecco, lo induce a riservare, in fondo, il suo, non è casuale, la sua aggressività verso i sassi, buttando con un piede verso il muro i ciottoli che facevano inciampo nel sentiero. E poi inciampa invece in due figure, così sinistre, i bravi che lo aspettano, e direi che è classico anche proprio la tecnica dell'esordio, perché un uomo in condizione di tranquillità viene improvvisamente investito dall'ignoto, dal pericolo. Noi ci identifichiamo come lettori anche nella condizione di quest'uomo, perché in effetti il lettore viene introdotto dapprima in questa scenografia e poi si immedesima in questa passeggiata serale di Don Abbondio, di un uomo tranquillo, perché anche il lettore aspetta che qualcosa succeda, ha il presentimento che qualcosa succeda, al tempo stesso è in una condizione di tranquillità. Direi che è uno degli attacchi più felici, proprio perché il lettore viene coinvolto in questa minaccia senza che ci siano dei segni premonitori forti, e quindi la situazione che la narrazione presenta ha una sorta di riflesso speculare nella condizione del lettore, che è tranquillo, sta leggendo e viene improvvisamente coinvolto in un'azione drammatica. Una cosa che si può notare in maniera ricorrente, con inizi tranquilli in cui è annidata come una minaccia, un'insidia, un pericolo, però in maniera da prima occulta, ecco, come in certi quadri di Nolde, non so, che ho avuto occasione di vedere a Lugano, in cui, non so, ci sono paesaggi serali che sono carichi di tensione, di una tensione visionaria, di una minaccia occulta. Vediamo un esempio di attacco memorabile in un'opera contemporanea scritta da un grande narratore siciliano, Stefano D'Arrigo. L'opera si chiama Orsino Sorga, è uscita nel 75 e per me è una delle opere più straordinarie della nostra letteratura. L'attacco di Orsino Sorga è anche questo un attacco classico, coordinate di tempo, spazio, personaggio, azione. Il sole tramontò 4 volte sul suo viaggio e alla fine del 4° giorno, che era il 4 di ottobre del 1943, il marinaio nocchiero semplice della Fureggia Marina Andrea Cambria arrivò al paese delle femmine, sui mari dello Scille Careti. Che cosa ci dice un attacco come questo? Innanzitutto dice il sole tramontò 4 volte. C'è una dimensione cosmica, non c'è solamente un evento circoscritto a un paesaggio, no, è il sole che tramonta 4 volte sul suo viaggio. E alla fine del 4° giorno, che era il 4 di ottobre del 1943, vedete l'importanza epica che acquista questa data, che è poi la data in cui un marinaio della Regia Marina fa ritorno sullo stretto di Messina. E c'è anche qui un contrappunto grandioso, ecco, tra questo scenario cosmico, questa data, e poi la figura semplice, minuscola, però carica di tensione epica evocativa, che è il marinaio nocchiero semplice. In fondo sono inizi che mi ricordano anche quello di Kafka. Era sera tardi quando K arrivò. Anche qui il sole tramonta quando il marinaio nocchiero semplice della Fureggia Marina, Andrea Cambria, arrivò al paese delle femmine sui mari dello Scille Caridi. Dire il paese delle femmine, il mare dello Scille Caridi, non è dire lo stretto di Messina, vuol dire una dimensione omerica, una dimensione epica, trasportata nel nostro tempo. In effetti Orsino Sorga racconterà il ritorno di questo soldato in un paese che non solamente è stato devastato dalla guerra, ma devastato dalla corruzione, e il simbolo mostruoso di questa corruzione sarà questo animale marino gigantesco, Orsino Sorga. Anche qui possiamo constatare una cosa che avevamo detto
nei giorni scorsi, ossia che nelle prime battute di un'opera felice, di un'opera ispirata, di un'opera grande, si annidano proprio le premesse di quello che sarà poi lo sviluppo del testo. A questo punto farei uno stacco con un pezzo di piano di Jelly Roll Morton. Jelly Roll Morton è stato uno dei pianisti jazz più geniali. Questi pezzi li ha registrati per la Libreria del Congresso di Filadelfia nel 1938, ma erano pezzi che suonava decenni prima, e suonava senza che nessuno pensasse che fosse una musica così di particolare valore, e invece sono carichi di una vitalità e di un profumo che conservano nel tempo il loro fascino. Riprendiamo la nostra conversazione sugli inizi, sull'attacco in letteratura, nella saggistica, negli articoli, mentre riguardavo quel Don Abbondio che tornava bel bello dalla passeggiata verso casa. Ecco. Mi ha richiamato per associazione l'attacco che avevamo visto in questi giorni di Beers. Una mattina di buon'ora del giugno 1872 uccisi mio padre, un atto che a quel tempo mi fece una profonda impressione. Anche qui, una mattina di buon'ora tornava bel bello, una dimensione di intimità, di confidenza domestica, familiare, così che coesiste, diciamo, prepara un evento tragico, terribile nel caso di Beers, un parricidio, ma nel caso di Don Abbondio un evento
Chi lo getta nel panico, ecco, nel terrore. Una minaccia mortale. Questa è una situazione, direi, felicemente, tipicamente narrativa. Un attacco che ci può insegnare molte cose. È quello di un libro della Blixen, Karen Blixen, una scrittrice danese geniale del nostro secolo, Ombre sull'erba. Proviamo a leggerlo. Mentre io sono qui, 25 anni dopo, a raccogliere altri episodi della mia vita in Africa, una figura leale, sincera e molto bella da vedere li custodisce tutti. Il mio servitore somalo Farah Aden. Se qualche lettore per caso obiettasse che potrei scegliere una persona più importante, gli risponderei che ciò non sarebbe possibile. Farah venne a ricevermi ad Aden nel 1913, alla vigilia della Prima Guerra Mondiale. Per quasi 18 anni si occupò della mia casa, delle mie scuderie e dei safari. Gli confidavo pene e successi. Era al corrente di tutto quello che facevo o pensavo. Quando dovetti cedere la fattoria e lasciai l'Africa, Farah mi accompagnò a Mombasa. E mentre guardavo la sua nera figura immobile sulla banchina diventare sempre più piccola e infine scomparire, fu come perdere una parte di me, come se mi stessero strappando la mano destra. Mai più avrei montato cavallo, sparato con il fucile o saputo scrivere se non con la sinistra. E da allora non sono più andata né a cavallo né a caccia. È interessante, innanzitutto per la sua presa potente e visionaria, e poi perché proprio dimostra anche la sapienza sintattica di uno scrittore di talento. Ecco perché dice: mentre io sono qui, comincia con una subordinata, mentre in cui ci dà la situazione dell'autore nel momento in cui scrive. Mentre io sono qui 25 anni dopo, ci dà subito una dimensione, la distanza che divide il presente dal ieri. Però questo non dice io sono qui a raccogliere, questo sarebbe noioso. No, comincia con una mentre io sono qui, è una subordinata. Aspettiamo che cosa ci verrà detto nella principale. Mentre io sono qui, 25 anni dopo, a raccogliere altri episodi della mia vita in Africa. Una delle preoccupazioni di chi scrive, generalmente, è quello di entrare nell'argomento. E alcuni pensano di entrarci così, dando delle informazioni. Ci sono persone che si improvvisano narratori, penso che il narratore debba raccontare quello che è successo a un personaggio mentre si trovava in campagna. Ma no, un narratore costruisce per sintesi, sovrapporre, intersecare i piani diversi. Qui c'è una scrittrice che a 25 anni di distanza raccoglie altri episodi della sua vita in Africa. La Blixen ha come sfondo delle sue narrazioni l'Africa, da lei amata, da lei conosciuta profondamente, eccetera. Però qui viene messo come tra parentesi, dato per acquisito altri episodi della mia vita in Africa. Pensiamo cosa avrebbe detto un narratore maldestro. Io sono vissuto in Africa 25 anni, ma a noi che cosa importa se tu sei vissuto in Africa? Mentre lei dice, mentre io sono qui 25 anni dopo a raccogliere altri episodi della mia vita in Africa, noi aspettiamo che cosa deve succedere. Non sono importanti i 25 anni, è importante quel mentre che prepara la frase principale. E qual è la frase principale? Una figura leale, sincera e molto bella li custodisce tutti. Il mio servitore somalo Farah Aden. Tutta l'Africa, non per un cavallo, per Farah Aden, per questo servitore somalo. A distanza di 25 anni, lei sta pensando all'Africa e c'è una figura leale e sincera. Sono aggettivi potenti, accattivanti, leale e sincera. Molto bella. Sono rari gli uomini che possono incarnare questi valori. Ecco. E allora il mio servitore somalo Farah Aden diventa subito importante anche per noi. Farah venne a ricevermi ad Aden nel 1913, a questo punto c'è il personaggio, c'è anche il luogo e l'azione, nel 1913 ad Aden, alla vigilia della Prima Guerra Mondiale, per quasi 18 anni, anche qui ci sono molti che dicono, ma come mai un artista non parla della Prima Guerra Mondiale, che non indugia su questo o quest'altro, ma l'artista è anche un uomo visionario della Prima Guerra Mondiale, che cosa ci dice? Ci dice che Farah è andato a trovarla ad Aden, perché gli uomini poi ricordano
anche delle guerre, ricordano magari degli scorci, degli attimi, dei momenti, oppure una figura come questa. Alla vigilia della Prima Guerra Mondiale, il continente africano, tutto è secondario in un certo senso rispetto al rilievo che acquista questa figura, leale, sincera, il servitore sommo lo fa Aden. Poi dice, con una sintesi anche questa, di grande efficacia, cioè riassume il rapporto con quest'uomo, per quasi 18 anni si occupò della mia casa, delle mie scuderie e dei safari. Gli confidavo pene e successi, era al corrente di tutto quello che facevo o pensavo. Anche qui, era al corrente di tutto quello che facevo. Possibile tutto, è un indefinito tutto quello che facevo pensare. È impreciso. No, è preciso, perché c'è una generosità emotiva che si identifica in quel tutto. Ma non è il tutto usato da molti critici così... pindarici, euforici, tutto, niente. No, questo è un tutto sostanzioso, un tutto veramente emotivo, veramente affettivo. Era il corrente di tutto quello che facevo o pensavo. Certo, se lo guardiamo analiticamente non sarà stato il corrente di tutto quello che facevo o pensavo. Però idealmente lo era, era l'uomo di cui lei si fidava. Quando dovetti cedere la fattoria e lasciai l'Africa, Farah mi accompagnò a Mombasa. Anche qui, un coraggio visionario. Perché la fattoria e l'abbandono dell'Africa e c'è sempre questo servitore. Questo è il talento visionario di uno scrittore, che riesce a imporre un personaggio che a noi, prima di queste righe, non, per noi non esiste, non ha nessun... non richiama assolutamente niente. Invece si impone alla nostra fantasia, Farah che l'accompagna a Mombasa. Anche qui poi. E mentre guardavo la sua nera figura immobile sulla banchina diventare sempre più piccola e infine scomparire, ecco, il distacco dall'Africa è come il distacco da questa figura che diventa sempre più piccola e scompare. A questo punto per lei è perdere, fu come perdere una parte di me. Anche qui, pensiamo cosa avrebbe scritto un narratore. Sentì una privazione nella mia vita affettiva, ma per l'amor di Dio non ci interessa niente della tua vita affettiva. Fu come se mi stessero strappando la mano destra. Questa è una frase in cui un lettore può identificarsi. Ma se uno dice provai un senso di privazione, eccetera, eccetera, come scrivono tanti narratori che sono persone che conoscono un italiano corretto, magari un po' inamidato, magari un po' ingessato, magari ecco, così, con cui fanno temi, con cui fanno articoli, con cui... Ma raccontare è un'altra cosa. Fu come perdere una parte di me, come se mi stessero strappando la mano destra. Questo vuol dire raccontare. Non è che racconta un processo psicologico e basta. Dicendo fu come se mi stessero strappando la mano destra, ci dà un'immagine inquietante, un'immagine drammatica. E in questa immagine drammatica noi non c'è solamente il senso di una privazione, c'è il senso di una quasi minorazione radicale di cui è vittima l'autrice. Fu come se mi stessero strappando la mano destra. Poi, mai più avrei montato un cavallo, sparato con il fucile o saputo scrivere se non con la sinistra. E da allora non sono più andato né a cavallo né a caccia. Anche questo, mai più avrei montato un cavallo. Vedete che, per riprendere il discorso che abbiamo fatto altre volte, c'è tutta una scansione retorica, no? Mai più avrei montato, sparato con il fucile, saputo scrivere con la sinistra, processi di accumulazione, di antitesi. E da allora non sono più andato né a cavallo né a caccia, un epilogo imperioso in cui riprende i temi che ha appena affrontato in una dimensione così di chiusura, di adesione, di totale cesura. Questo è un attacco, direi, emozionante, in cui possiamo apprezzare, dopo essersi immedesimati, diciamo, in questo linguaggio, possiamo apprezzare la capacità di far coesistere piani diversi, passato, presente, sintesi, ricapitolazione di una vita, immagini che si imprimono, lui sulla banchina, che diventa sempre più piccolo, lei che prova un senso di avverte la perdita di una parte di sé, ecco. Dire perdere una parte di me è infinitamente più efficace che usare un linguaggio psicologistico, perché il linguaggio psicologistico, il linguaggio gergale, è il linguaggio che ci riconduce alle chiacchiere con cui noi continuamente parliamo di quello che si succede. Ma lei dice qualcosa di più importante, fu come se mi stessero strappando la mano destra. Queste sono le cose che si imprimono e sono immagini che non esauriscono il loro significato in una definizione banalmente concettuale,
o psicologistica in senso rassicurante. Va bene, a questo punto farei un altro stacco musicale con il nostro grande, ingenuo, idillico e incantevole Jelly Roll Morto. Continuiamo con il tema dell'incipit. Uno dei modi di cominciare può essere la sentenza, memorabile attacco di Anna Karenina di Tolstoi, in cui si dice che tutte le felicità si assomigliano, oppure tutte le famiglie felici si assomigliano. Ogni infelicità, ogni famiglia infelice lo è nel suo modo particolare. E poi si passa subito alla situazione. Come dire, dall'intuizione generale, universale, al caso circoscritto, che però riceve una sorta di investitura emotiva grandiosa, ecco, da questa affermazione di carattere generale. Un altro modo di cominciare è quello di servirsi del dialogo, in modo che ricorre molte volte in Hemingway. Allora, leggerei questo inizio perché è molto interessante per capire non solamente una modalità dell'attacco, dell'incipit, ma anche una delle caratteristiche più importanti del dialogo letterario. È un dialogo tra un uomo e una ragazza in un bar a Parigi. Bene, disse l'uomo, e con questo? No, disse la ragazza, non posso. Vuoi dire che non vuoi? Non posso, disse la ragazza, questo è tutto quello che voglio dire. Vuoi dire, insomma, che non vuoi? Bene, la ragazza disse, prendila come ti pare. Non la prendo come mi pare, disse l'uomo. Magari lo facessi. Disse la ragazza, per molto tempo l'hai fatto. Era presto e non c'era nessuno nel caffè, tranne il barista e quei due seduti a un tavolino d'angolo. L'estate era la fine ed essi erano entrambi abbronzati. Apparivano fuori posto a Parigi. La ragazza aveva un abito di tweed, la pelle d'un bruno morbido e dorato, i capelli tagliati corti, bellissimi intorno alla fronte. L'uomo la guardava. Ucciderò quella donna, disse. No, per piacere, disse la ragazza. Quale indicazione possiamo ricavare da questo attacco di Emile sul suo modo di procedere? Bene, disse l'uomo. E con questo? No, disse la ragazza, non posso. Attacco, la battuta iniziale, bene, è una battuta direi generica, il well inglese, però è una battuta interlocutoria, ma rinvia al seguito. Il personaggio maschile viene indicato con questo sostantivo, l'uomo, e poi c'è la ragazza. Un narratore debole si sarebbe preoccupato di magari dire, ma che nome aveva la ragazza, quanti anni aveva l'uomo, in quale strada si trovavano, eccetera. Vorrei dare alcune indicazioni somatiche sull'uomo e sulla ragazza. Disse l'uomo che dimostrava 35 anni. Ma Hemingway ci dice semplicemente l'uomo o la ragazza. Con questa semplificazione, che non è solo una semplificazione biografica, somatica, fisica, è anche di parti, è evidente l'uomo e la ragazza. C'è una differenza di età e che viene sottolineata semplicemente da queste due parole, l'uomo e la ragazza. Bene, disse l'uomo, e con questo? No, disse la ragazza, non posso. Poi c'è la battuta dell'uomo, vuoi dire che non vuoi? Però la battuta dell'uomo non è sottolineata da disse l'uomo, perché altrimenti ci sarebbe un effetto di ripetizione noiosa. Bene, disse l'uomo, no, disse la ragazza, vuoi dire che non vuoi? Disse l'uomo. È quell'effetto simmetrico di ripetizione così insistita che seduce l'immaginazione di molti narratori, molto meno dei loro lettori, perché laddove noi avvertiamo
effetti di simmetria insistiti, non abbiamo più interesse. L'abbiamo già visto, la simmetria è un cambiamento che non produce cambiamento. Sì, Hemingway avesse ripetuto, dicendo, vuoi dire che non vuoi, disse l'uomo, non posso, disse il ragazzo, vuoi dire che non vuoi, diventava una specie di partita a tennis tra due. Invece Hemingway è molto più sapiente. La battuta dell'uomo non è sottolineata da disse l'uomo, perché in effetti chi conduce il gioco è la ragazza. Non posso, disse la ragazza, questo è tutto quello che voglio dire. È l'uomo che è aggressivo, ma è l'uomo che è debole, è la ragazza che invece è forte. Non posso, disse la ragazza. L'uomo disse, vuoi dire insomma che non vuoi? Bene, la ragazza disse, prendila come ti pare. Qui sposta, anziché dire disse la ragazza disse. Che significato ha? Nel primo caso noi disse la ragazza è importante la battuta, nel secondo è il personaggio che acquista sempre più rilievo. Bene, la ragazza disse, ma il suo bene è ben diverso dal bene interlocutorio, ansioso, apprensivo dell'uomo nelle prime battute. No, è un bene molto più convinto. Serio, concentrato, bene la ragazza disse, prendila come ti pare. Non la prendo come mi pare, disse l'uomo, magari lo facesse. A questo punto l'uomo in difficoltà, Hemingway dice, beh, non me la prendo come mi pare, disse l'uomo. E poi Hemingway dice, disse la ragazza, per molto tempo l'hai fatto. Ecco, questo disse la ragazza, messo all'inizio del periodo e non dopo la battuta, sottolinea, diciamo, la forza, la posizione di potere da cui parla la ragazza, che è sempre stata, lo capiremo dallo sviluppo del racconto, ma lo possiamo anche presagire da questo uso della parola, da questa scelta nella collocazione delle parole. Disse la ragazza, a questo punto disse la ragazza, questo è quasi un valore enfatico, un valore memorabile. Per molto tempo l'hai fatto, cioè lei ha subito, a questo punto è l'uomo invece che sta subendo, e naturalmente diventa aggressivo. Poi Hemingway dice, era presto, non c'era nessuno nel caffè, tranne il barista e quei due seduti a un tavolino d'angolo. Ci dà alcuni dettagli molto semplici, molto lineari, che non interrompono l'intimità del dialogo. Potrebbero essere percezioni che gli stessi personaggi hanno della loro situazione. Lo stesso vale per le frasi successive. L'estate era la fine ed essi erano entrambi abbronzati, apparivano fuori di posto a Parigi. Anche qui è dentro e fuori, nel senso che queste immagini possono essere accolte da un osservatore esterno, ma possono anche coincidere con quello che i personaggi sentono di se stessi. Apparivano fuori di posto a Parigi. La ragazza aveva un abito di tweed. A questo punto la concentrazione del narratore è riservata alla ragazza. La pelle d'un bruno morbido e dorato, i capelli tagliati corti, bellissimi intorno alla fronte. L'uomo la guardava. In questo modo, dicendo l'uomo la guardava, tutti questi dettagli sono legati al desiderio dell'uomo che sta guardando una donna che gli si sta sottraendo, sulla quale ha esercitato un dominio e che invece adesso gli sfugge. A questo punto c'è una frase rivelatrice. L'uomo la guardava, ucciderò quella donna, disse. Nel loro rapporto si è insinuato un'altra persona, una donna. No, per piacere, disse la ragazza. È un attacco in cui si rivela la straordinaria, diciamo così, perizia di Hemingway nel lavorare su elementi minimi, spostare, disse l'uomo, disse la ragazza disse. E attraverso queste frane, piccole frane, microcatastrofi che avvengono nel linguaggio, di evocare qualcosa di infinitamente più importante, la crisi di un rapporto, ovvero la crisi di un mondo, di un universo.
C'è qualcuno? Sì, pronto, buonasera. Buonasera. Sono Antonio. Dica. Per quanto riguarda la narrativa, io desidererei gentilmente sapere se si può narrare un fatto non accaduto e elaborarlo su pura fantasia e se ha la validità in questo senso. Grazie. Bene, la domanda precisa che già si era posto appunto Aristotele, distinguendo tra la storia che racconta ciò che è avvenuto e la poesia che racconta ciò che potrebbe avvenire. Ecco, quello che bisogna tenere presente è che la libertà dell'artista è una libertà, come dire, limitata, è una libertà circoscritta, continuamente verificata dal risultato, in un certo senso, dalla possibilità di trasmettersi agli altri. Voglio dire, la storia racconta quello che effettivamente è accaduto. La poesia e la narrativa non raccontano tutto quello che vorrebbero raccontare, ma solo quello che è compatibile con la verità del linguaggio artistico. Allora, un narratore può raccontare fatti apparentemente inverosimili, può addentrarsi in mondi fantastici, può far parlare, non so, gli animali, può far salire l'ippogrifo sulla luna, però tutto questo in fondo è limitato dalla verità e dalla credibilità di quello che sta dicendo. Voglio dire, Coleridge aveva definito l'atteggiamento di fronte a un testo narrativo come l'atteggiamento di chi sospende l'incredulità. Cioè, diceva, leggere vuol dire sospendere l'incredulità. Se noi leggiamo appunto Kafka, La Metamorfosi e Gregorio Samsa, che si trovò trasformato una mattina in un immondo insetto, benissimo, in questa noi sospendiamo l'incredulità. Ma perché la sospendiamo? La sospendiamo perché il linguaggio di Kafka è un linguaggio vero, che ha aderenze profonde con la nostra esperienza. È difficile spiegare quali siano questi i rapporti tra l'apparente inverosimiglianza, non so, di un'immagine fantastica e la nostra esperienza, però secondo me c'è sempre. Cioè, Kafka non avrebbe potuto dire, si trovò trasformato in una pistola d'acqua. Ecco, questo sarebbe risultato comico, grottesco, per fare il primo esempio che mi viene in mente. Invece no, la trasformazione di uomo in un insetto, anche se un'immagine fantastica, è un'immagine che ha un legame profondo con la nostra esperienza, perché noi tante volte ci sentiamo degli insetti. Quando Metternich diceva degli italiani, ma gli italiani, diceva in fondo, sono degli scarafaggi, gli si schiaccia con la scarpa. Beh, dava un'immagine potente di quello che lui intendeva per gli italiani. Allora, ecco, questo visto dalla parte dell'oppressore, figuriamoci dalla parte dell'oppresso. Allora, cosa possiamo dire? Che la sensazione di essere degli insetti, la sensazione di essere per esempio formiche all'interno di un formicaio, di cui non conosciamo la testa e tutti collaboriamo a un fine che ci sfugge, bene, è una sensazione che noi possiamo provare. Quando Kafka perciò parla di una metamorfosi in un mostruoso insetto, ci dice qualcosa che va contro quello che noi sappiamo dell'esperienza, ma qualcosa che però si concilia misteriosamente con e però realisticamente con le nostre percezioni. Allora anche la zona del fantastico, a cui lei in fondo fa cenno dicendo che cosa si può raccontare, è una zona in cui si rompono certi legami convenzionali e legami fondati sull'abitudine e sulla statistica che noi istituiamo all'interno della nostra esperienza. Però non sono privi di nessi profondi con la nostra esperienza mentale. Quindi è un problema che è difficile da enunciare in termini di precisione psicologica, ma è certo che c'è sempre una connessione tra i mondi fantastici che un artista si propone e l'esperienza del mondo che noi abbiamo. Dentro la sera. Conversazioni sullo scrivere di Giuseppe Pontigia. Riedizione a cura di Nicola Pedone. Ringraziamo per la gentile collaborazione Lucia e Andrea Pontigia.